action. Gravel è il primo gioco di guida a quattro ruote che Milestone sta realizzando utilizzando Unreal Engine. Unreal Engine è un game framework prodotto da Epic Games che Milestone ha deciso di abbracciare principalmente per fare un grosso passo avanti da un punto di vista tecnologico, permettendoci di ricreare dei tracciati in aree estremamente vaste del mondo che ci circonda e soprattutto è stato possibile a livello di workflow permettere ai nostri designer di popolare, di sperimentare direttamente all'interno dell'editor le gare e le modalità che volevano ricreare. Having Milestone adopt Unreal Engine 4 for their racing titles shows what a really skilled team can do with the technology and how it's possible for a team with an expertise in a particular genre to push the engine well beyond what you would expect. The combination of Unreal Engine and Milestone's expertise in the racing genre have resulted in something very special, and I'm really looking forward to playing their games. Una delle peculiarità di Gravel sono appunto le cross country, ovvero delle sezioni di terreno molto molto ampie su cui il giocatore può correre e può testare le varie modalità di gameplay. Il tutto, diciamo che parte dall'input che ci viene dato dai designer. Ci viene consegnato un modello di terreno ottenuto grazie a Wool Machine, che è un programma per la realizzazione di sezioni appunto di terreno che vengono prese direttamente dal satellite. Nel reparto Environment, quindi, ci occupiamo di ricevere questa sezione di terreno e di andare a costruire attorno alle strade, ai tracciati che i designer hanno precedentemente posato, tutto ciò che serve. Arrivati a questo punto, la parte più tecnica della creazione del landscape è ormai terminata. Si passa a quella più divertente per noi artist, ovvero quella in cui si va a dipingere direttamente il landscape, nel senso che si va a determinare le zone in cui noi vogliamo che ci sia magari la ghiaia o l'erba o il fango o qualunque altra tipologia di terreno. Unreal inoltre è in grado di individuare queste diversità di terreno e di attribuire alla macchina una diversa reazione.